Era un personaggio noto, Giuseppe Falcicchio, finito più volte agli onori della cronaca in passato per reati legati agli animali. L'uomo arrestato ieri dalla Polizia di Stato assieme ad altri 6 individui nel corso dell'operazione Luxury Dog, che ha permesso di stroncare un traffico di cuccioli dalla Slovacchia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, erano partite nel 2018, quando dalla Slovacchia è emerso come dei malviventi muovessero un ingente numero di animali alla volta dell'Italia, più di 5.000 cuccioli. Falcicchio, 33enne residente a Bellaria, già in passato era finito agli onori delle cronache per reati legati agli animali e truffa ed è stato smascherato anche dalle Iene. Al suo attivo, Falcicchio ha raccolto diverse denunce per truffa, in sostanza vendeva lo stesso cane a più persone ed è stato anche uno dei protagonisti della vicenda di Jessica Notaro, l'ex miss sfregiata dal fidanzato Eddie Tavares. Il 33enne infatti aveva venduto il pitbull Shark al capoverdiano, ma che fosse in mezzo ad un traffico internazionale di animali era emerso nel 2017, quando dopo un'inchiesta delle Iene era stato smascherato. Falcicchio, che operava da un negozio di abbigliamento dell'Iper di Savignano, era stato pizzicato, come riferisce il portale Rimini Today, dalla Iena Veronica Ruggeri a vendere cuccioli piccolissimi provenienti anche in quel caso dalla Slovacchia. Un discreto giro d'affari col 33enne che garantiva la provenienza italiana di cani che però non lo erano. Allo stesso tempo l'inviata della trasmissione Mediaset aveva raccolto la testimonianza di alcuni clienti di Falcicchio che raccontavano come i cuccioli, una volta consegnati, presentavano malattie spesso mortali.